Beh, è cominciato con un arresto che facemmo di certe persone che erano state mandate ad ammazzarci. Un informatore anonimo ci aveva detto che fra la Fulton Street e l'Utica Avenue c'erano tre tipi con fucili a canne mozze e ci aveva anche descritto la macchina e la targa. Ci aspettavano ed erano stati pagati per ammazzarci. Ma perché vi volevano ammazzare? Beh, noi avevamo fatto una sessantina di arresti di spacciatori di droga in una certa zona e avevamo fatto chiudere bottega a due o tre grossi boss. E avevano anche cercato di comprarci, ma non ne avevamo voluto sapere e quindi dovevano farci fuori a tutti i costi. Hanno dato continue prove e dimostrazioni di essere uomini intelligenti e capaci, coraggiosi e onesti, in 4 anni di servizio come agenti di polizia. Tra i loro 600 arresti, circa un quarto riguardano detenzione illegale di armi da fuoco o altre di ogni genere. E i rimanenti arresti si riferiscono a detenzione e spaccio di stupefacenti. E nella nostra società gli stupefacenti e le armi sono strumenti di morte. Coraggio! Quando vi mettete a posto dovete mettervi riga secondo la vostra altezza, i più alti davanti e i più bassi dietro. Tutti quelli del Bronx si mettono da questa parte. Poi qui davanti a me voglio quelli di Brooklyn, poi quelli di Staten Island e poi quelli di Manhattan. Forza, coraggio! Mettetevi in riga! I più alti in prima riga, prima quelli alti e via via gli altri. Non è al contrario. Tenente, sono anni che faccio questo lavoro. Si fa così e basta. Quelli più alti in prima riga. Quelli più alti di 1,85 m in prima riga. Gli altri dietro. Ci siamo? Attenti. Ripetete con me. Giuro solennemente. Giuro solennemente di difendere la Costituzione degli Stati Uniti. Di difendere la Costituzione degli Stati Uniti. E la Costituzione dello Stato di New York. E la Costituzione dello Stato di New York. E di svolgere fedelmente i miei doveri. E di svolgere fedelmente i miei doveri. Di agente pubblico ufficiale. Di agente pubblico ufficiale. Del Dipartimento di Polizia della Città di New York. Del Dipartimento di Polizia della Città di New York. Ed agire al meglio delle mie capacità. Ed agire al meglio delle mie capacità. Scare the shit out of them. That's where you get the edge on people. Non vi avvicinate a un tizio dicendo: prego, dammi la pistola. Fategli credere di essere pazzi. E forse siete pazzi. Volete fare i poliziotti qui? Monterete di servizio alle 8 di mattina. E alle 4 del pomeriggio volete tornare a casa tutti interi? Beh, c'è un solo modo di farcela. Mettiamo che qualcuno vi venga addosso e voglia fare il karate. Karate è un cavolo! Tirategli addosso un bidone della spazzatura, raccogliete qualcosa e accecatelo! Pick up! E la mattina dopo fategli aprire gli occhi con una prestatole. Stai bene? Tutto ok? Domattina ti vuoi aprire gli occhi con una prescatole? Però qualcuno mi ama.
Ed ora l'articolo 195 del codice sanitario. I punti importanti da ricordare sono questi. I bidoni della spazzatura devono essere forniti di coperchio, che deve essere al suo posto. I bidoni in oggetto, soprattutto se pieni, devono essere posti a non meno di 3 metri dal marciapiede della strada. Ehi, Greenberg, sveglia! Perché, signore? Perché lo dico io, cavolo! Qualcuno ha qualche domanda? Greenberg? Sì, io mi sono arruolato per fare il detective. Quanto tempo mi ci vuole per arrivare a quel grado, signore? Altre domande? Greenberg. Ci hanno dato la pistola. Quando ci insegnano a usarla? Avete la pistola e il distintivo. Tecnicamente siete agenti di polizia. Ma finché non finite il corso, non dovete andare in cerca di guai. Film francesi. Come? Vuoi comprare film francesi? Non saprei. Ho 3 filmetti, molto cochon. Vengono $100 l'uno, ma te li posso dare tutti e 3 per $50. No, aspetta, non è una cosa illegale. Dai, ho bisogno di soldi, $50. Fammelo per piacere, ti prego, lasciami stare, fallo per me, eh? $30. Senti, io sono un agente di polizia, sparisci, amico! Ma che vuoi? Che vuoi fare? Ma che sei diventato matto? Sei pazzo! Andiamo. Per la miseria, brutto cretino! Muoviti! Ti ho dato di volta al cervello! Questo è il colmo. Arresto una carogna che aggredisce un poliziotto e nei guai ci finisco io. Perché eri in quella zona dove avevi la pistola? Hai capito? E non ci hanno ancora insegnato ad usarla. Ehi, e tu a quella macchina là? Sì, signore. È soltanto un gentile omaggio di Al Capone. Perché non siete in uniforme? Senta, sergente, con quella roba addosso finiamo tutti per essere solo dei bersagli mobili. Il regolamento dice che dovete indossare l'uniforme e usare i mezzi pubblici per andare e venire da questa scuola. Quindi andate a mettervi in divisa come compete a 2 stupidi buona nulla. Beh, così a naso vedo già un centinaio di reati. Torna qui, quelli non sono affari nostri. Ma come sarebbe? Forse hanno bisogno d'aiuto. No, tu sei proprio matto. Se hanno bisogno d'aiuto, chiederanno aiuto. Dammi a sentire. Tu sei qui per imparare. Devi restare al tuo posto e fare come ti si dice. E non ficcare il tuo maledetto naso dove non ti spetta. C'è un pazzo che spara da dietro! Che succede? C'è uno che spara lassù sulla scala antincendi! Spara! Coprimi! Va bene, tornate a dirigere il traffico, è tutto. È tutto? Ma non ci ha detto niente. Vi volevo soltanto vedere, ora vi ho visto ed è tutto. Coraggio! Pensa anche al lato buono della cosa! Il lato buono è che restiamo in un incrocio tutta la giornata! Coraggio, amico! I superiori saranno scemi, ma mica pazzi! Se noi becchiamo uno spacciatore di droga, che cosa ci direbbero? Che cosa ci farebbero? Due occhi neri! Possiamo fare squadra insieme, dico sul serio. Ti puoi fidare di me? Bel capo! Vuoi essere mio socio? Non ho avuto molte altre offerte. Che progetti hai? Faremo un arresto per conto nostro, eh? Proviamo nel mio vecchio quartiere. E quale sarebbe? Coney Island!
Mi sento buffo mascherato in questo modo. Volevi venire in questo quartiere mascherato da sbirro? Fa finta che sia carnevale. Noi siamo matti. Quello che non so sugli stupefacenti riempirebbe una biblioteca. Non ti preoccupare, basta che fai come me. Ti faccio vedere io, d'accordo? È questo che mi preoccupa. Aspetta un momento, mi sembra di conoscerlo quello. Vieni. Ma tu sei Carlos. Somiglia a Carlos. Carlos! Ehi, come stai, bello? Come stai? Bene. Non ti ricordi di me, vero? Sono Dave Greenberg, amico. Abitavo qui vicino. Ma com'è possibile, Carlos? Siamo stati buttati fuori dalla stessa scuola. Sì. Ah, adesso ti ricordi di me, vero? Quando mettevamo i sassi nelle palle di neve. Questo è un amico mio, non aver paura. Si chiama Bobby Hans. Ora ti ricordi, vero? Sai che faccio adesso? Il meccanico. In Fulton Street. Ah, brutto posto. E tu come te la passi, amico? Bene. Senti, credi di poterci trovare un po' di streppa, amico? Sai, mi andrebbe. Che cosa vuoi, amico? Dai, hai capito benissimo. Coraggio, fallo per i vecchi ricordi di scuola, bello. Avanti. Va bene, aspetta un momento. Se mangiano la foglia, siamo fottuti. Se tu stai calmo, nessuno scoprirà niente. E poi siamo armati, no? Hai la pistola pronta? Benissimo. Allora, stai buono finché non vedi un po' di streppa. O magari qualcuno che tira fuori la pistola. Ma soprattutto sta calmo. Ah. Ehi, bello, ce l'hai la merce? Certo. Quante ne vuoi? Ce ne serve parecchie, amico. Quanto la fai? 5, la bustina. 3. 5. 3, come sarebbe, amico? Pago in contanti, sai. Vieni, Carlos. Ehi, ehi, come sarebbe, bello, ti chiediamo un favore, non ce lo vuoi fare, va bene, peggio per te, ma che gli prende al tuo amico, Carlos? Ma me un fuoco io. Ma credi di essere l'unico al mondo che spaccia quella roba? Ti potevamo dare un guarda sacco di lavoro. Dice per scherzo. Per te. Forza, tu hai 10 bustine, noi abbiamo 50 dollari. Ok, ok, ok. Ho 10 bustine per voi. Calma, amico. Sì, mi sono scaldato un po', scusami tanto. Posso vederla? Tutti fermi dove siete! Tutti giù! 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 Fermi! Fuori servizio. Agenti in periodo di prova. E avete arrestato questo tizio qui a Coney Island per questa roba stupefacente. Esatto. E inoltre avete sequestrato anche un mucchio di queste armi proibite. Esatto. Perché? Ma voi dove siete in forza? 47esima Manhattan, SST. SST, sicurezza stradale. Sicurezza stradale? Volete dire che dirigete il traffico? Sì, esatto. Fuori servizio, in periodo di prova. Mascherati da meccanici e andate... Non vi capisco mica. Andate di sopra e raccontatelo ai detective. Sì, signore. Ora vi dico io come stanno le cose, ok? Tu e il tuo amico avete appena avuto le pistole e i distintivi. Vi siete decisi a farvi un po' di soldi extra. Allora andate in un posto adatto e trovate uno che vende la droga. Gli dite, noi siamo poliziotti, ma non ti vogliamo fare niente di male, basta che ci dai un po' di soldi. Facciamo 50 dollari. Invece loro non ci stanno. E intanto arriva altra gente. Visto che non li potete spremere, a questo punto avete dovuto arrestarli. È andata così, non è vero? Ehi, mica male però. Sangue, volevate rubarci i soldi.
Ci volevano ricattare. Naturalmente dicono tutti così. Ma in quale altro modo possono fare le cose? Voglio dire, per quale altro motivo li avreste arrestati? Ok, portate i vostri prigionieri al Tribunale Penale di Brooklyn. Se avete fortuna, l'istruttoria sarà pronta per Natale. Numero 27, in paradiso, porta i tuoi prigionieri nel settore 4. Ehi, un momento, ehi. E questo numero che fine ha fatto? Ma che diavolo succede? No, dico, abbiamo finito di scrivere le denunce alle 5 di mattina, siamo andati a casa, ci siamo messi in uniforme, siamo tornati qui a prendere i nostri prigionieri, poi abbiamo aspettato qui per 6 ore e adesso saltate il nostro numero. 10 dollari potrebbero correggere l'errore. E va bene, abbiamo tentato a modo loro. Adesso facciamo a modo nostro, che ne dici? Io dico che ci rompiamo le corna. Blue Imperial, rubata. Ne sei sicuro? Solo al 110%. Per me basta e avanza. Alto, polizia, no? Patente e libretto di circolazione, prego. Ma lei non sa chi sono io? No, signore, non lo so. Patente e libretto, prego. Fermo! Apri, piano. Holy Jesus! Fuori servizio. Vedete quella macchina che non è nell'elenco di quelle rubate? E allora, io non capisco bene, ma dove siete in forza? SST. Cosa? Sergente, è proprio rubata. È arrivato ora il fonogramma. Senta, sergente, abbiamo delle faccende molto urgenti da sbrigare, quindi facciamo la svelta e sbrighiamoci con le scartoffie, le saremo molto grati, eh? Ehi, Joe, sono due agenti dell'SST, accelera, dai. Vado subito. SST, dipende dal quartiere generale, vero? Ferri giudiziari a Manhattan. Qui per la Grand Perkin dell'SST. Grand Perkin, SST. Senti, Finley, ti mando due dei miei nuovi uomini per un'istruttoria, Greenberg e Hans. Già, vorrei che sbrigassi il loro caso a MVP, eh? Alla massima velocità possibile. Sì, signore, a MVP. Come ha detto che si chiama? Va bene, grazie mille, Finley, ti sono grato. Sentite, se voi altri non avete troppo da fare, ci dareste un po' di caffè, un sandwich e magari anche un sigaro se lo avete. Grazie mille, grazie. Beh, non c'è male, no? Abbiamo risparmiato 15 ore e 22 minuti rispetto all'istruttoria precedente, giusto? Non esiste sistema che non si possa fregare. Sai che dovremmo fare? Andare in un bar e trovarci qualche pollastra. Se ci trovassimo qualche pollastra vicino a ogni tribunale, potremmo risparmiare tempo invece di fare avanti e indietro tutte le volte, no? Oh, merda! Scusa, collega, ci vuoi pensare tu, per favore? Grazie. Oilà. Il capitano è ansioso di vedervi, ragazzi. Già, lo pensavamo anche noi. State attenti a una cosa. Quando vi mette le medaglie, badate che non vi baci sulla bocca. Signore, io e Hans abbiamo fatto quegli arresti nel nostro tempo libero. Però ci abbiamo guadagnato soltanto di essere trattati come se avessimo la lebbra. Quindi chiediamo gentilmente, che cavolo di polizia è mai questa? È una grossa organizzazione. Ecco che cavolo è. Come la General Motors, come l'esercito. Ma ha il suo particolare sistema di fare le cose. Può anche essere pazzesco. Chi lo sa? Chi se ne frega? Ma se voi vi siete messi in testa di intralciare quel sistema, allora siete nei guai, capito? Anche se vogliamo solo migliorarlo. Ragazzo, voi siete fatti per la polizia di New York come per camminare sulle acque. Tornate a dirigere il traffico. È tutto. Ne ho abbastanza di voi altri. Il periodo di prova è finito e vi ho trovato il posto adatto. Sì, signore. Ragazzi.
Ragazzi, in che posto tocca vivere? Lavorare qui non sarà mica tanto facile. Ecco perché i colleghi ridevano quando ci hanno assegnato qui. Al quartier generale qualcuno ci vuole proprio bene. Almeno siamo nella stessa zona. La gente deve vivere così. Per forza la delinquenza aumenta. La nostra nuova casa. Ehi! Il famoso 21° commissariato di zona! Come va? Greenberg and... Sì, signore. Grazie, ho capito. Eccoci qua, signore. Greenberg and... Ci presentiamo in servizio. Recluta, eh? Ok, avete oggi e domani di festa. Festa? Ma siamo appena... Cosa, siete sordi? Andate di sotto e guardate se vi trovate un armadietto. Armadietti non ce ne sono, ma voi guardate lo stesso. 21° tenente O'Shaughnessy. La smette di scocciare con questa storia? E chi se ne frega? Sempre agli ordini, signore. Molto grato, tenente. Ehi, come ve la passate qui? Greenberg Hans. Salve. Oh, hanno appena finito il periodo di prova. Ma si può sapere perché li mandano tutti qui? Un paio di reclute, che magari fanno la colletta per Israele. Ehi, io non lo so cosa avete combinato e non mi importa. Andate d'accordo con gli altri, non vi agitate e starete bene. Ok? Andiamo. Scusi, signore, possiamo parlare un momento con lei? Volete parlare con me? Sì, Greenberg e Hans. E allora? Deve aver sentito parlare di noi, le hanno telefonato. Avevamo chiesto di far coppia insieme. Un momento, ferma. Abbassatevi. La tendina, la tendina. Per quanto ne so, tutto il commissariato è pieno di microfoni. I telefoni sono controllati. Mi scusi, il telefono è controllato. Controllato, controllato. Sentono tutto quanto. Sì, ma controllato da chi? Com'è possibile? Dai cielo. Il quartier generale. I trafficanti di droga, i maniaccia. Forse tutti insieme. E allora, volete fare coppia insieme? Per favore. Perché? Per i nostri precedenti. Oltre 40 arresti, moltissimi per stupefacenti. Basta, vi prego. Voi siete in questo porcile ora. Qui i topi mangiano la gente e la gente mangia l'eroina. E non c'è niente da fare, purtroppo. In questa zona non farei far coppia insieme a due reclute no, per tutta l'ora del signore. Noi non siamo mica. Il colloquio è finito, ragazzi. Fuori, fuori! Due giorni di festa? Ok, magnifico. Questa gente ancora non sa che cosa facciamo insieme fuori servizio. Mi scusi, forse lei abita qui? Dove sta andando? Non mi lasci solo. Andiamo, Greenberg. No, voglio seguire questa pista. Vieni, vieni, coraggio.
Dì, ma sei matto? Giù ci sono quattro maniaci di quelli pericolosi. Tanto siamo insieme, no? Ehi, bello! Sì, tu, vieni. Vieni qui, dai. Coraggio, tesoro, lo so che non sei timido. Sei ebrea? No, però ho un cliente ebreo. Ah, non importa. Sei proprio splendida. Sono un agente di polizia. Ti do la mia parola d'onore che non ti voglio arrestare. Mi serve solo un favore, ti prego. Se mi dici di qualche spacciatore di droga della zona, ti sarò molto grato. Dai, bello, muoviti! Che succede lì dentro? Ah, cattive notizie, amico. Partorisce, sta facendo un bambino. Su, correte ad aiutarla, no? Andiamo. Perché si è messa a gridare così? Ma chi crede di essere per agire in quel modo? Io devo tornare là dentro. Come? Coraggio, Hans, devo tornare! Ehi, sta a sentire. Cerca di dire a quella suonata di non urlare più in quel modo, capito? Ehi, bella! Non ci provare più, sai. Non sopporto la gente che non ha autocontrollo. Se no? Se no ti sbatto dentro per rumori molesti. Non sono tanto sicuro della faccenda. Andiamo, Billy. Mi hanno già detto tutto. Si chiama El Demo, nella sua base nell'appartamento 4C. Allora perché ti servo io? Devi solo mettere a posto lo scatolone. Eh? Avanti. Vuoi diventare uno dei miei informatori regolari o no? Certo, voglio dire... Ma tu mi rifornisci? Tu dimentichi che io sono uno sbirro e non posso rifornire i drogati. Tu dimmi solo qualche posto dove Earl potrebbe nascondere la roba nel suo appartamento e basta. La tiene dappertutto, amico. A bustini anche nella cappa del camino. Ah, sì? Che roba. Ci pensi ai poliziotti che si arrampicano su per il camino? Avanti, 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 Billy. Lo farei? E sei simpatico, sai. Ma calma, lo scatolone è a posto. Bravo. Ma è una cosa legale? Legale? Così a naso è una via di mezzo fra un assassino e fare l'amore con un cocker. Va via con quella robaccia, vieni. Questa volta ce li ho i soldi, mi serve roba pesante. La stiamo tagliando ora. Aspetta un momento. Ehi, Ian! Vieni qui! Non muovete un dito! Coraggio! Coraggio, tutti fermi! Tutto ok? Sì! Fermi tutti! Ah, meno male.
succede là dentro? Non si preoccupi. Frugateli, frugateli! Mi dispiace aiutarci, signori? Questi qui non sono stati ancora perquisiti. Incredibile. Cercavamo di beccare questo tizio da... Ehi, ma voi chi siete? Greenberg e Hans. Dove siete in forza? Al 21esimo, signore. Come sarebbe? Anche noi. Come mai non vi ho mai visto? Da quanto tempo ci lavorate? Il fatto è che cominciamo a lavorarci da domani, signore. Capitano? Muoversi, avanti! Ehi, Merlo, che ti è capitato? Accidenti a tutti voi. D'accordo, d'accordo. Ma non scappare. Andiamo avanti, non fare storie. Ma che ti prende? Giù le mani. Greenberg e Enza gli ordini, capitano. Ne ho quattro per stupefacenti. Ok, portateli via. Piano! Piano, non spingete. Greenberg. Venite qui. Se avete sbagliato, vi impicco. Senta, basta capitano. Così. Sono proprio due palloni gonfiati. Già, per me si sono montati la testa. Due pivelli che vogliono romperci le scatole. Per favore, basta adesso, eh? Hanno beccato mezzo carico di eroina. Chissà che fine ha fatto l'altra metà prima che arrivassimo a noi. Secondo me, c'è da avvisare la sicurezza interna. But in the meantime, I'd lock their asses up. Ehi, di un po'. Com'hai pagato il drogato che ha sistemato lo scatolone? Con soldi o con droga? Gli informatori di un agente sono affari suoi e rischio suo, dovresti saperlo, no? Il pallone gonfiato ci ha dato la prima lezione. Ma voi altri da che parte state? Che volete fare? Noi siamo esseri umani, Hans. E non ci piace fare delle brutte figure. Che ne avete fatto dell'eroina che avete rubato? L'ho venduta a quella puttana di tua madre. Scusi. Così riformiamo tutti i registri, le cose sono un po' più chiare di quanto non siano. Non va bene. Che c'è che non va? È scritto male. Dovete tornare di sopra e ricominciare da capo, ok? Fammi vedere. A me sembra che sia tutto a posto. Va bene così, O'Shaughnessy. Capitano Krasner, signore, posso parlarle un momento? Il vostro superiore diretto è lui. È lui che decide tutti gli incarichi. Cercate di diventare amici. Venite qui. Ventunesimo, ventunesimo, un momento, un momento. Aspettate. Perché gli permettete di fare questo ai bambini? Qui vendono la droga come caramelle. 20 anni fa non era mica così. I nostri ragazzi non sapevano nemmeno che cosa fosse. Lascia perdere, non lo sai che anche loro lavorano per i fratelli Hayes? Già, è vero. Chi sono i fratelli Hayes? Tre tizi che hanno un negozio di dolci in Newtick Avenue. Sono ritenuti maggiori trafficanti di droga della zona. Ritenuti? Esatto, ritenuti. Porca vacca. Chi ti ha messo questa macchina deve lavorare per la mafia.
Già. Oppure per i fratelli Hayes. Greenberg, avvertimi quando hai finito, ti dispiace? Ne ho un'altra decina per te. Grazie, signore. Cosa ne sai dei fratelli Hayes? Non molto più di lei. Forniscono il 90% dei piccoli spacciatori della zona e lo fanno indisturbati da parecchio tempo. Che cosa vuoi dire, figliolo? Credi che qualcuno li protegga? Beh, un estraneo direbbe che è così. But knowing the 2-1 as I do, I just say it's them fat asses upstairs don't give a good goddamn. I nostri detective hanno perquisito il loro negozio un sacco di volte. Nessuno è mai riuscito a trovare niente per inchiodarmi. Non sono mica tanto scemi da tenere la roba in giro. Scusi, signore, le spiace se le do un suggerimento, la prego. Io bloccherei tutti i loro piccoli spacciatori con tutti gli uomini che abbiamo, finché non gli piange il portafogli, e allora i fratelli Hayes usciranno allo scoperto. No? Non ci pensare nemmeno. Vuole che ci limitiamo ad applicare il regolamento? Piantala. Muoversi, muoversi, muoversi! Qui, qui, ferma! Signore, credo che non abbia segnalato che voltava. Patente e libretto di circolazione, grazie. Come va? Bene. Scommetto che non c'è il silenziatore alla marmitta. Fermate tutto e fate i verbali. Capitano, aspetti! Forza con quei verbali, forza! No, per favore. Capitano! No. Senta, li avevo messi alla sorveglianza stradale. Sa su e giù per il marciapiede. E che hanno fatto? Tutte le volte che passava uno con la patente non tanto in regola, non gli facevano mica solo il verbale, capitano, no. Gli sequestravano la macchina. Capitano, aspetti un momento. Cosa potevo fare? The sons of bitches went by the book! Quei bastardi hanno applicato il regolamento! E ora devo prendere un turno intero di radiopattuglie per portare tutte quelle macchine al deposito! Capitano! Lo so. Avete applicato il regolamento. Ma a parte questo... Ho guardato i vostri tempi di operazione. La faccenda di Ardemo. Come fate a chiudere le istruttorie così alla svelta? Abbiamo inventato un metodo, signore. Già. Noi siamo diversi, capitano. Lei ci faccia fare coppia insieme e vedrà che roba. Ma forse al capitano piace restare qui al 21esimo, no? No. Com'è possibile? Sì, perché se non gli piacesse ci metterebbe insieme. Noi faremo grandi cose e questo andrebbe anche a merito suo, no? Non ti pare? Che fai stasera, bella? Non si lavora? No, no, non sono mica tanto convinto che questa sia la base migliore per due sbirri bianchi. È la nostra zona, Bobby. Se vogliamo combinare qualcosa da queste parti, dobbiamo conoscere tutti i buchi. Io ho paura che un buco me lo facciano in fronte. Patti e Lisa ci stanno aspettando a casa di Lisa. Restaci tu. Io resto qui. E stai attento. Con permesso. In fondo non ti biasimo per esserti messa a gridare. Sai, io capisco che tirar fuori il distintivo poteva metterti nei guai. Scusami.
Senti, se ti do fastidio, dimmelo. E io me ne vado. Ah, mi prendi in giro. Ah, dai, tanto tabacco. E comunque io non ho mai arrestato nessuno per la marijuana. Ci puoi credere? Tu rendi nervosi i clienti, amico. Che cosa vuoi, $50 per sparire? Sono un porco stirro, ma non metto il grugno nel truogolo. Non credo alle mie orecchie. Un poliziotto che non prende mance. Se le prendessi, starei già riscuotendo per i 6 tizi che ho visto qui dentro con le armi sotto i panni, uno dei quali sei tu. Mi chiamo Dave Greenberg. E che cosa vuoi da me, Dave Greenberg? Non lo so. Giuro, non ne ho idea. Sai, io ho un sacco di cose da imparare. Ci sto provando. Sai, sto cercando di imparare cose sulla droga, sullo smercio, capisci? Voglio farmi una cultura. Non ci sono scorciatoie, Dave Greenberg. Io abito qui. Vuoi vedere come mi guadagnavo da vivere prima? Perché no? Che fai qui, stirro? Lascia stare. You get lots of respect there, Sarah. Of course, I got a badass brother up in Attica. They know he'll be back. Sai, guadagnavo parecchio facendo questo. Al Village, a Baltimore. Accidenti. Ma ormai nessuno cerca più delle brave spogliarelliste. Con quello che si vede al cinema, che se ne fanno? Ma ci sono altri lavori oltre che battere, sai? Con i miei titoli di studio? Oh, certo, potrei fare la cameriera al Plus Hotel, però resti tra noi, carino. Battere le lenzuola dei bianchi non è il mio ideale. Capisci cosa voglio dire? Hai fatto male a spegnere. Così ti sei perso il pezzo più bello. Beh, sai, io non sono il tipo di persona che ti vuole far spogliare nuda con un pretesto fasullo. Ora senti, Sara. Ecco che ci risiamo. Sì, hai ragione, è la solita canzone. Ma dico sul serio. Bobby e io vogliamo stancare i trafficanti di qui una volta per sempre. Solo che per poterlo fare avremo bisogno del tuo aiuto. Che ne dici? Niente da fare. Perché? Non ti aiuto ad arrestare i miei fratelli. Guarda che io sto parlando di quelli che vendono l'eroina ai bambini negri. E se uno non fa qualcosa per risolvere il problema, allora... Thank you.
bustine da $6, dinamite. Ma cos'è questa novità? Io le voglio da 4. I fratelli sono nei guai, Bella. Quelle da 4 ora sono da 6. Quante ne puoi sistemare? Non lo so, amico. Fammi vedere un campione. Victor, aspetta! Dove vai? Vieni, Bella! Vieni! Dammi la sorveglianza interna. Mettete le tessere sulla scrivania. Come? Mettete le tessere sulla scrivania. Sorveglianza interna? Ho qui due reclute che si chiamano Greenberg e Hans. Ah, conoscete già questi nomi, eh? Beh, meglio così. Sì, quelli che hanno fatto tutti quegli arresti per droga fuori servizio. Sapete cosa significa? Certo che lo sono. Già. Volete venire a prendere le loro tessere? Bene. La ringrazio, ispettore. E così vi ho messo nelle mani della sorveglianza interna, cioè gli agenti segreti. Ormai non importa più se siete in buona fede o no. Loro non mollano mai. Magari fanno carte false per fregarvi. Il mio consiglio è che diate le dimissioni, e anche subito. Date le dimissioni. E forse vi lasceranno stare. Conoscete la commissione Knapp? Beh, è un'organizzazione messa su dal sindaco allo scopo di combattere la corruzione nella polizia di New York. Non piace a nessuno, neanche alla sorveglianza interna, quindi se restituite i distintivi zitti e buoni, forse vi lasciano in pace. Tanto siete finiti, quindi perché no? Leggimi il pensiero, Bobby. Se vuole i nostri distintivi ci deve prima arrestare. Fermi lì! Fermi. Quella telefonata era una messa in scena, vedete? Un trucco che ho visto una volta alla TV. Volevo mettervi alla prova. E l'avete superata. D'ora in poi Irving Krasna è dalla vostra parte. Ah. Irving, Irving, dove sei stato finora? A diventare scemo, ecco dove. Un poco alla volta. E forse lo sono diventato del tutto adesso che sto rischiando il collo per voi. Non facevo una cosa del genere da molto, moltissimo tempo. Quale cosa? Fidarmi di uno sbirro. In tal caso, signore, vorrei spiegarle un paio di cose sul nostro lavoro. Ti ha dato di volta il cervello. Io non voglio sapere niente. Continuate così e basta. Metteteli tutti dentro! Fatelo per me, amici! Fatemi uscire da questo maledetto commissariato di zona! Che cosa vedi, amico? Niente, solo un paio di sbirri. Non sono mica quelli nuovi.
Oh, neanche per sogno, Ned. Questi sono solo due fessi che rubano le mele. Ehi, che stavi facendo prima? Vuoi che dica ai fratelli Ace che non puoi smerciare 50 bustine? No, no, non dire niente ai fratelli Ace. Bene, a chi tocca? Coraggio, fatemi vedere quelle mani! Forza, tu qui! Sulle mani! Coraggio, che aspettate, ragazzi? Alzate le mani! Avanti, mettiti lì! Forza, da questa parte! Non mi mettere le mani addosso! So. Forza! Muoviti, muoviti! 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 Di là! Con le mani alzate! Muoviti! Forza, coraggio, muovere il culo! Avanti! Forza! Con le mani alzate! Avanti! Di qua! Dai, Bobby, reggili! Fermi, ragazzi, buoni! Tienili fermi, Bobby! Reggili, Bobby! Avanti, muoversi! Coraggio, su le mani, avanti! Su! Con le mani alzate! Con calma! Con calma! Avanti! Su! Forza, forza! Sulle mani, forza, coraggio, avanti! Forza! Ferma, ferma! Bobby, mettili contro il muro, presto! Coraggio, contro il muro! Contro il muro! Avanti, lungo il muro! Forza! Allora, signori, qual è il problema? Non abbiamo intenzione di farti portare via i nostri fratelli. Proprio così. Come volete. Qui, vieni qui tu. Che c'è? Hai 5 secondi per dare un buon consiglio ai tuoi amici. Muoviti! E sta attento, ti faccio saltare le palle. State calmi, fratelli. Ho tutta la situazione sotto controllo. Sta bene, calma, sta bene. Calma, amici. Forza, Bobby, portali giù. Forza, forza! Calma. Piano, 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 non c'è fretta. Forza, muoversi, presto. Ehi, perché non la pianti, Spirro? Che c'è? Calma, calma, non siamo mica bestie. È chiaro, la vita pallido. Tutte queste armi. Soltanto voi due? È questo che ci volete far credere? Per questo c'è anche chi crede nella Befana, collega. A noi non importa. Ehi, vi dispiace mettere i cartellini a questi corpi del reato? Io devo battere a macchina degli importanti rapporti sui bidoni della spazzatura. E Hans deve tornare al caso del cane scomparso. Salve. Ci vuoi mai a mangiare in un locale fra la Utica e la Falton? Come? Ti ho fatto una domanda. Ci vai mai a mangiare in quel locale? Sì, ci vado tutti i giorni, ma non capisco. Ho sentito dire che domani mattina ci sarà uno spettacolo. Sai, una Plymouth verde parcheggiata lì davanti, con 3 cattivi visi pallidi importati da Detroit, dentro la macchina. E armati di fucili, capisci? E vogliono fare boom, boom, boom. Mi stai dicendo che c'è un contratto? Sto cercando di dirti di uscire dalla mia vita. Ecco che cosa sto dicendo. È arrivata una telefonata. Diceva che se domani mattina andate a prendere il caffè, dovete stare attenti alle Plymouth verdi. Plymouth verdi? Ne sai qualcosa tu? Evidentemente qualche matto. Statemi bene a sentire. Tutte e due. Per conto mio siete un paio di sfasati. Cosa c'è da ridere? Però siete sfasati nostri. Se qualcuno ha intenzione di aggredire 2 miei agenti, io lo voglio sapere.
Hai sentito pure tu, Hans? Il tenente O'Shaughnessy, il famoso protettore di sfasati. E va bene. Lui manderebbe tutti i suoi uomini e quelli ammazzerebbero 110 persone fra donne, vecchi e bambini. Magnifico, no? Ferma, ferma, ferma! Voi tutti, presto, presto! Dirigi verso quella plymouth, mentre ferma e poi volta a destra! Ti dico io quando! Forza, vai! Figli di cani, fuori da questa macchina! Al mio addosso, Batman! Forza, Robin! Già, ehi! Batman e Robin! Che ci volevi fare con questo, eh? Andavamo a caccia di sbirri. Come? A caccia di sbirri. Volevamo far fuori Batman e Robin. Chi? Batman e Robin, ecco chi. You talking about us, man? Bullshit! Bullshit all over you! You ain't yet advised us of a right, so we ain't said a word that counts. Grimber Hans? Sì, eccoci. Salve, io sono il giudice Keller. Prego. Il giudice Benny Keller. Rappresento gli imputati. Possiamo uscire un momento a fare due chiacchiere prima che ci chiamino? Mi scusi, sono un po' confuso, vostro onore. Non ho mai sentito che un giudice rappresenti degli imputati. Ecco, io non faccio più il giudice ormai, però lo sono stato. E il titolo rimane a vita, capito? Cosa possiamo fare per lei? Vi dirò francamente, io vorrei che questo processo venisse archiviato. Se voi deponete in un certo modo, il compenso per voi sarebbe di $1,500. Ma lei lo sa perché abbiamo arrestato quei tizi? Per possesso di fucili a canne morse. Con i quali avrebbero dovuto ammazzarci. Sono imputati anche di questo? Purtroppo devo dire di no, perché ci siamo dimenticati di informarli dei loro diritti prima che facessero questa missione. E ora naturalmente negano. Beh, quando è così non vedo alcun problema. Chi ci pagherebbe questo compenso? Io personalmente. Ma da parte di chi, giudice? Forse dei fratelli Hayes? A rispondere a questa domanda sarebbe poco corretto per me. Perché non ci lascia il tempo di pensarci un po' sopra, di discutere la faccenda? Lei capisce, no? Andiamo. Fate pure. $1,500 in contanti. Vi aspetto fuori dall'aula, d'accordo? Vi rendete conto di quello che state facendo? Agitare le acque non è mai servito a nessuno. Ai! Ma sei matto? Vacci piano con quel filo, per favore. Lo hai attaccato troppo vicino al mio avvenire, sai. Pronto, Fred. Allora, voglio 4 agenti in borghese davanti a quell'aula. Devono assistere a un tentativo di corruzione e non voglio sbagli. Il signor Gold è molto interessato a questa faccenda. Benny Kellner, in fondo, non è un gran mascalzone. Sapete, io sono cresciuto con lui. Ah, davvero? Questo non lo sapevo. È stato proprio uno sciocco a farvi quell'offerta. Però mi dispiacerebbe molto vederlo in un brutto guaio così, capite? Ok, ti richiamo quando sono pronti, non ci vorrà molto. Forse non avete capito molto bene. Beh, io vado in ufficio, ci vediamo dopo. Mi scusi, signore, non faccia uscire quest'uomo di qui, per favore. Cosa dici? Dico sul serio, se lui esce, Kellner viene a sapere tutto. Non ha sentito cosa mi diceva? Mi associo. Ma come sarebbe? Che cosa volete insinuare? Io sono il procuratore distrettuale. Sono stato io a portarvi qui. Se Benny Kellner ha fatto come dite, finirà dritto in galera. Anche se sono sicuro che non è vero. Allora che rimanga qui finché non risulta che Kellner è innocente, d'accordo? Stai sbagliando mira, Greenberg. Il signor Thatcher è al di sopra di ogni sospetto. Stai attento. Vuoi che resti qui, George? Certo che no, vai pure, Harold, ci vediamo.
Allora affare fatto, giudice. Affare fatto. Sta dicendo a me. Già. $1,500. 1500 cosa? Il compenso. Quale compenso? Che state dicendo? Chi siete? Io non vi conosco nemmeno. Che cosa state facendo? Cercate di corrompermi? Agenti Grimber e Hans. Siamo noi. Entrate nell'aula. Questo processo era fissato alle 10:30. Dove eravate? Vostro onore, ci scusi, eravamo nell'ufficio del procuratore distrettuale a causa del fatto che... Io non voglio sapere niente di niente. Dovevate presentarvi in aula e invece vi siete allontanati, senza il mio permesso. Vostro onore, chiedo che questo processo venga archiviato per latitanza dell'accusa e per disprezzo verso la corte da parte dei due agenti di polizia. Il processo è archiviato. Vostro onore. Mettilo contro il muro. Coraggio, calmati ragazza, calmati. Forse ha ancora... qualche arma nascosta sotto i vestiti, eh? E così avete chiesto $1,500 per far saltare un processo. Lo hai sentito anche tu, Harry? Forse ci siamo sbagliati anche noi. Non sono sfasati. Sono mafiosi da strapazzo. Buoni. Eccolo qui, lui è Robin. Ehi, Robin, come vanno i tuoi trucchi di questi tempi, eh? Quali trucchi? I nostri, caro socio. Tutto a posto? Bene. Ma perché non siete a scuola oggi? Eh? Non c'è scuola, è festa. Perché non siete a scuola? Oggi, niente oggi scuola, è festa. Amico. Niente scuola? Niente. Ma come mai oggi non c'è scuola? No. E tua madre dov'è? È a casa che dorme. Oggi non è festa, oggi è martedì. C'è festa. Arrivederci, va bene. Ciao, Robin. Arrivederci, ragazzi. Ciao, mamma. Oh, io non gli do mica retta. A scuola non ci vado neanche per sogno. Perché sei tu Batman? Perché io sono più vecchio. Coraggio, in fondo Robin è il più giovane, non l'avevi mai notato? Eh? Già, non ci avevo mai pensato. Ah, ragazzi, potrebbe valer la pena di continuare. Già. Le cose vanno così male. Oh, dovranno pure andare meglio, no? 21 Edward, tentato scippo, 765 Sam Merkel, uomo di colore sta fuggendo. Togliamogli la strada. Ehi, ferma! Butta la borsa! Tutto a posto? Sì. Oh no, questo è un tenente della polizia di New York. Ah, Avery. Bel locale, eh? Vero? Quella deve essere laureata. Cosa bevete, ragazzi? Scotch con acqua. Bourbon con acqua, grazie. Come vi va? Oh, benissimo. A parte quella faccenda del tenente. Quello che abbiamo pestato.
Ma che importa? Non si sarà innamorato di voi, ma non ha nemmeno sporto denuncia, che ve ne frega? Non ci pensate più. Cioè, siete stati fregati da un procuratore. Ma siete troppo in gamba per arrendervi ora. Non date questa soddisfazione all'ispettore Novik. Novik è una spia della sorveglianza interna. Mi ha chiamato per domandarmi se andate in giro con l'uniforme in ordine. Come? Un ispettore della sorveglianza interna si preoccupa della divisa di due sporche reclute. Secondo me lo ha aizzato O'Shaughnessy. Io lo so che ha fatto dei rapporti perché vi ha visto con le scarpe di gomma. No, dai! Pazzesco, eh? Ma affrontiamo la realtà. Voi non siete molto amati. Nel quartier generale ci sono delle persone la cui sola ambizione è quella di inchiodarvi alla porta del cesso. Sta bene. Ah, è così, eh? È questo che vogliono? Ecco fatto. Se lo tengono. Ah, non vi do tutti i torti. Anche a me è venuta spesso la tentazione. Ma c'è una cosa da considerare. Presto avremo un nuovo assessore. E con questo? Ci saranno cambiamenti nel nostro dipartimento. Quando l'assessore vedrà i vostri precedenti, e glieli porterò io personalmente, state tranquilli. Scommetto che farà saltare quei vermi che hanno cercato di fregarvi. Specie se sui vostri precedenti ci sarà scritto che avete beccato i fratelli Hayes. Quindi arrestatevi, così non potranno negarvi una promozione. E neanche a me. Perciò sono nelle vostre mani. Beccheremo i fratelli Hayes. La prossima volta chiudi la finestra, per favore. Ehi, hey, sbirro! Ma questo è il tuo cappello. Voi altri avete un mandato. Vero? Non proprio. Chiama l'avvocato, John. Il giudice Kellner, immediatamente. Ho bussato, mi sono fatto riconoscere e ho chiesto il permesso di entrare, vostro onore. E siccome una voce maschile mi ha invitato a farlo, io l'ho fatto e sono entrato. Sai, mi piace il tuo stile. E ora ci dite cosa volete. Bobby? Fra circa un minuto comincio la perquisizione, Frank. È chiaro? Oh, amico. Ma questa è la più bella che abbia mai visto, davvero. Io non riderei mica se fossi in te. Neanche io, Frank! Siete fottuti. Ci volevate far fuori? Ci avete fregato in tribunale? We're gonna get your ass, man, I swear. E adesso vi freghiamo noi. Basta con queste balle. Sentite, voi altri ci avete già abbastanza rovinato gli affari. E questo non fa bene a nessuno. Quindi, cosa ne dite di 500 alla settimana? E questo qui insiste ancora ad offrirci mazzette sapendo come la pensiamo. Oh, immagino che voi altri avete le vostre cose da fare. E noi abbiamo le nostre. Vivi e lascia vivere, dico sempre io. 500 dollari alla settimana. Voi ora come ora quanto incassate? Prima diciamo sui 15.000 a settimana. Ma prima?
Finché voi non avete cominciato a rompere. Guadagno netto. Magari fosse così. Vedete, ragazzi, noi in fondo lavoriamo per il cubano. Chi è questo cubano? Un uomo di Cuba. Amico, un pezzo grosso sei. 500 è troppo poco. Bobby ha ragione. Vogliamo $1,000 alla settimana. Oh, ma sentite, siete piuttosto cari. Ma dovrete farci un sacco di piaceri per questo prezzo. Va bene. Quando arriva il prossimo carico del cubano? Un sigaro bello. Un sigaro bello. Se fosse stasera. Allora verrei anch'io con te, Frank. Il mio distintivo può essere utile se vi fermano per eccesso di velocità o roba del genere. Se è stasera, vi aspetto all'angolo fra la Buffalo e il Park alle 8. Ok. Verrai con noi stasera, ok, bello. Nel frattempo, però, ci sono dei bianchi che stanno facendo di tutto per fregarci. Ci risulta che due di loro stanno venendo da queste parti per fare una consegna. Io potrei farvi sapere dove trovarli. Li dobbiamo beccare? Dovete pedinarli e basta, per vedere con chi si incontrano. Che ne dici? A quanto pare abbiamo una giornata bella piena. Devono essere loro. Ehi, tutto bene? Sì. Che dico? Su, andiamo. Agli ordini. Ferma, ragazzi. Capitano Watchler, sorveglianza interna. Dove state andando senza uniforme? Ho parlato con il vostro commissariato. Dovreste essere in servizio. In questo momento non abbiamo tempo per queste balle. Abbiamo l'autorizzazione del procuratore. Stiamo pedinando... Salite immediatamente in macchina. Non è possibile. Deve essere un brutto sogno. Agente Greenberg, per l'ultima volta, io me ne frego di chi state pedinando. Vi ordino di salire. Greenberg, ma che cosa state facendo? Greenberg, sei pazzo? Che cosa significa? Greenberg, insomma, dico, sentite, io vi rovino per questa faccenda. Greenberg! L'impressione che la faccenda non vada troppo liscia.
Lasciamo. Dove sei? Qui, vieni! Andiamocene! Vieni qui! Che vuoi fare? Ferma! Dave! Buffalo Hill Park. Sì, i fratelli Hayes devono passare a prendermi. Senti, Heller, sei sicuro che ci coprite? Assolutamente. E non meravigliarti se a un certo punto vedi avvicinarsi un ubriaco, d'accordo? Vi seguiremo centimetro per centimetro, Greenberg. Una protezione totale, completa. Altre domande? No, no, va tutto bene. Vorrei venire anch'io. No, mi sentirò molto meglio con te che mi guardi le spalle, Bobby, t'assicuro. E controlla che ci siano anche gli altri. Ah. Heller ha parlato di un ubriaco. Ricordatelo. Ehi, 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 deve essere quello. Vorrei parlarci anch'io prima di andarmene. No. Eccoli qua. Ci vediamo, eh? Possiamo andare. Ehi, ma chi li segue? Dov'è il resto della squadra? Ah, no. Perché il tuo amico non è venuto? Ci copre le spalle. Ah, bravo. Allora avete proprio intenzione di guadagnarvela la paga. Io mantengo gli impegni. E perciò vorrei essere considerato socio in tutto e per tutto. Ti giuro che se scopro che ci fregate anche una volta sola, io prendo voi e tutta questa miserabile organizzazione vi impicca un albero, capito? Parlate un po' del cubano. Te l'ho detto, è un uomo di Cuba, amico. Tutto qui. John, gira a destra. Come sarebbe? Ma noi dobbiamo proseguire. Gira a destra, John. Vai giù verso il porto. C'è qualcosa che non va? Niente di grave, amico. Non ti preoccupare. Vai fino al bordo e ferma. Allora, si può sapere che cosa succede? Te lo faccio vedere subito. Comincia a fissare intensamente il pelo dell'acqua. Insomma, basta con gli scherzi. Io voglio sapere che cosa succede. Ho un microfono. Questo figlio di un cane trasmette. Alza le mani, bastardo. Su, dai. Non gli sparare. Non gli sparare. Ma come sarebbe a dire? Lasciamelo strozzare poco a poco. Thank you.
Tutto bene? Io sto bene. Tu come stai? Anch'io. Non sono morto. Nessuno ci proteggeva. Ho freddo. Denaro che portavano. Chiedetelo a quelli dell'ambulanza. L'ambulanza è arrivata circa 20 minuti dopo. Noi sappiamo che portavano una grossa somma di denaro, quindi dov'è? No, un momento. Dov'è finito il denaro? Ispettore, siamo stufi di questa faccenda. Le dispiacerebbe mandarci davanti a un gran giurì? Per il momento dispongo che questi uomini siano assegnati a lavori d'ufficio. Ispettore Novik, questi sono due dei miei migliori agenti. Lavori d'ufficio. Da subito. E fino al nuovo ordine. Tenente O'Shaughnessy, quando ci manderanno davanti al gran giurì? Nessuno prima d'ora ha ammazzato due persone senza finire davanti a un gran giurì. Hans, sta zitto. Ah, hanno tutti paura di mandarci davanti al gran giurì. Il capitano vuole vedervi. Ma cosa si deve fare per attirare l'attenzione? Sparare una revolverata al presidente? Stai attento. Se no vedranno in pasto la commissione CNAP. Anch'io ho qualche guaio con loro. Congratulazioni. Avevo messo su un movimento all'80esimo. Ma ora lì è troppo pericoloso, quindi pensavo di spostarlo al 21esimo. Mi interessa? Tu sei nuovo di qui? Carter Price. Carter? Price. Carter Price, piacere. Anch'io me la sono vista brutta. Ah sì, questo mi dispiace. Ah, ma forse possiamo aiutarci a vicenda. Dici? E come si può fare? Ho ancora qualche aggancio in qualche posto. Potrei farvi rimettere in servizio esterno. E questo sarebbe molto vantaggioso per tutti quanti. Vi interessa almeno un po'? Sai, sono veramente stufo di essere considerato male senza guadagnarci nemmeno un soldo. Parlane con Ez. Io sarò alla delizia del pesce. Bene. Alla delizia di che? Alla delizia del pesce. Però mi raccomando, attenti che nessuno vi pedini. Ci puoi contare, Carter? Salve, ciao. Carter. Il mio amico Bob Hans. Piacere. Salve. Abbiamo discusso la tua proposta e abbiamo deciso che siamo d'accordo. Che ne direste di 300 la settimana? Questo dipende. Chi è che paga? Ah, niente nomi, Dave. Vi dico solo che il giorno della festa di Colombo sfila in parata con tanta altra gente. Avete capito? Sì, perfetto. E cosa dobbiamo fare per lui? Lui lavora nella sua roulotte, è la sua centrale operativa. Quando parcheggerà nella vostra zona, voi dovete fare in modo che nessuno prenda nota di chi viene e di chi va. Prendete qualcosa, ragazzi? No, no, grazie. No, grazie. D'accordo, però facciamo 500 alla settimana.
Va bene. È un piacere fare affari con te, Carter. 4, 5. Ecco 500 di caparra. Agente Greenberg, sono il tenente Stratton. Vi arresto per aver accettato del denaro. Bene. Agente Price, ti arresto per aver offerto del denaro a un agente. Ehi, un momento. Non lo puoi arrestare, sei tu in arresto. Però io no. Tenente Straccio. Stratton! Comunque sia l'arresto per aver organizzato un tentativo di corruzione verso dei pubblici ufficiali. Ma cosa stai dicendo? Io sono della commissione che nava! Che ti sapo che seccia! Intanto mettiti contro il bancone! Giù la pistola! Sei della polizia? Esatto, buffone. Anche tu della commissione Knapp? Come sopra. Bene. Arresto anche te per complicità e associazione a delinquere. Va al diavolo. A chi trasmetti? Te ne accorgerai. Ma perché lo hai fatto? Ti siamo antipatici? Non ce l'ho con perché? Voi. Ero sotto inchiesta e loro mi hanno costretto. Che potevo fare? Price, non devi dire altro. Tu levati di mezzo. Maledetti sbirri di merda. Perché i prigionieri non sono ammanettati? Perché non è molto chiaro chi siano i prigionieri. Come? C'erano registratori e testimoni per beccarli a farsi corrompere da un agente segreto. Scusi, signore, ma io e Hans siamo gli agenti segreti. E abbiamo provveduto a registrare il vostro tentativo di corruzione. Glieli ha dati lei i microfoni, Krasna? No, signore. È stato il capitano Arbo. Ufficiale della sorveglianza interna. Io ancora non posso crederci. Intende dire che non sapeva che il suo ufficio aveva preparato i miei uomini? Le avevo mandato un fonogramma urgente, forse è andato perso. Dov'è la registrazione che avete fatto? Nella mia macchina. Arbo, vada subito a prenderla e me la porti. Ah, signore, mi scusi, ma io non lo farei se fossi in lei. Quel nastro è una prova del loro tentativo di corruzione, sa? Non continuare a fare il cretino, Greenberg. Rendete conto che questa faccenda è stata organizzata per ordine espresso della commissione Knapp? Bene, lo metteremo nel verbale di arresto. Ah, Bobby, ci serviranno dei mezzi di trasporto per... vediamo... 1, 2, 3, 4 prigionieri. Ah, mi scusi, domando perdono, signore. Gradiremmo qualche piccola scusa per averci chiamati maledetti sbirri di merda. Nemmeno se mi impiccassero per le palle in cima all'Empire State Building. Le armi e gli stupefacenti sono strumenti di morte nella nostra società. Questi uomini che oggi vengono promossi al grado di detective hanno condotto la loro battaglia contro la delinquenza organizzata di questa città. Sono uomini di grande intelligenza, di grande capacità, onestà e incorruttibilità. Ogni agente del nostro dipartimento dovrebbe fare di tutto per cercare di imitarli. Salve. Ehi, aspettate un momento. Siete delle carogne, ci tenevo a dirvelo. Non c'è altro modo di spiegare come avete lavorato. Non posso dimostrarlo sul momento. E sono sicuro che troverete persino degli idioti che vi ammirano. Batman e Robin. I grandi individualisti, i grandi vincitori contro il sistema. There's the friends of the poor. What a crock of shit. Ma gli amici dei poveri. Un momento.
Vi voglio presentare al vostro nuovo capitano. Gli ho già detto tutto di voi. Capitano Randall. Benvenuti da me, ragazzi. Benvenuti da me, ragazzi. Thank you.